finisce qua. Fa questo 13 al Totocalcio, perché io ero ancora uno di che credeva nella schedina, no? Perché ormai ci sono tanti concorsi, c'è il Superenalotto, ci sono un sacco di altre cose. Ora ci sono le bollette. Assolutamente, no? Ora si fa la bolletta, la scommessa immediata, chi ti caiocono anche durante le partite, no? Ci sono questi live bet si chiama, no? Basta, a un certo punto, chi so se va fatta la schedina, 3 milioni di euro, carosi circa 6 miliardi di vecchie delle lire. Vecchie lire, certo. Ci cancava la vita, sai? Ci cancava la vita. 3 milioni di cambiano 3 milioni, sì. Voglio dire, non sono una cosa, ma 3 milioni di euro ci cangiano la vita. Intanto, prima cosa, perché sai, uno che fa un lavoro è pericoloso, come abbiamo detto, e di responsabilità. Poi non hanno carabinieri, purtroppo stipendi. Hanno stipendi normali, voglio dire, non è che sono pagati. Normali, giusto, quindi 3 milioni di euro, sapo, ci cangiava la vita, certo. No? Ci accattavo prima di tutto una bella villa. Certo, perché la casa, il bene, qual no? È il contenitore della famiglia, qual è? La casa. Sì. Essendo chi lo patri famiglia, si accattava una bella villa, giusto, no? Una bella giusto. Villa di tre piani, col giardino. Chissà. Chissà se mi faccio yoga stasera. Il giardino, domani. La piscina, sì. C'aveva una figlia femmina, una rizza, sì. Amaradao, con Carmelo? Con un certo Carmelo. Bomboniere, placcate in oro, oro zecchino, Carmelo. Immagino, no? Quando ci costa del ristorante, vabbè. Comunque, fatto sta che insomma questo comincia a fare spese, cose, era normale. Giusto, alla giusto, moglie giusto. Ci regalava una bella pelliccia, salvo, perché la moglie non l'aveva avuto mai, voleva la pelliccia, io, perché la moglie do collega l'aveva, la moglie do farmacista l'aveva, e io non l'aveva avuto mai. A questo punto te lo puoi passare un capriccio, assolutamente, un piacere. Certo, io era un po' esagerata, sì. Perché una volta che c'aveva la pelliccia, che fa? Non ce la va a fare vivere alle amiche che c'aveva la pelliccia. Certo, le donne, o coppo d'orsacanacchio ce l'hanno a fare alle amiche, no? Certo. Per cui se metteva la pelliccia, c'è magari un 4 d'agosto con Cauro che si pizziava, no. O lì se la buttava tipo al cappatoio, capito? La teneva andava a cabina, io da ogni tanto si metteva la pelliccia, ci venivano i chiai, ci aveva le piaghe, ma si fa mettere la pelliccia perché ce la fa fare vivere, no? L'aveva, assolutamente. E quindi la mostrava. Ma giustamente lui faceva spese passo un giorno. Passando davanti a un negozio particolare che era un'ottica, dice: beh, è pure vero, bello paro di occhiale, come dico io, cioè non ce l'hai avuto mai. In questa ottica trase, buongiorno signore, prego, mi dica, ci senta, ci vorrei un paio di occhiali, c'è una cosa bella, elegante, c'è una cosa particolare per me, ma una cosa esclusiva, guardi signore, lei è venuto nel posto giusto, l'ottico che c'aveva a dire, venditore, no? C'è venuto nel posto giusto, guardi, le faccio vedere questo occhiale, questo è in titanio. Titanio, questo Valentino in titanio, bello. In titanio, bello, che questo, bello. Guardi, 700 euro ed è suo. Scusi, non è che io ce lo voglio offendere, per carità, è bello, l'occhiale è bello, non è che uno ci può dire cosa, no, per carità, bellissimo, sì, poi sì. Valentino, il titano, che cos'è il titano? No, titanio. Il titanio. Sì. Cioè, però sa, papà, 700 euro mi pare un occhialino così, va, un occhiale che suppone per mettere tutto senza offesa, dice io vorrei una cosa, un pochettino più, come ce lo posso spiegare, va, un poco più posedda, un occhiale un poco più citrigno, un occhiale bello, va, qualche cosa che non ce l'ha venuto, allora avevo capito male signore, scusi, guardi, le faccio vedere questo Armani in oro massiccio, che questo per lei, sì? 1800 euro la montatura. Allora non stiamo capendo, scusi, non è che io ci voglio offendere qua la meccanzia, per carità, non è modo mio di fare, cioè, però insomma 1800 euro, uno si fa 4 rate, esatto. No? Quel signore aveva i soldi, aveva i soldi, quindi è chiaro. Ma scusa, era fare la vita dei sacrifici, certo. Quando pigli i soldi deve fare cose eccessive, no? Sì, quelle sì. Cose che non ti sei potuto permettere. Scusa, 1800 euro, capisco che è in oro massiccio, però insomma va, ci se lo può permettere chiunque, scusa, senza offesa per nulla. Dice, ma se lei non ce l'ha quello che cerco, io me ne vado. No, dice, guardi. Secondo me, dice, io ho quello che fa per lei. Se lei mi dà 2 minuti, dice, io stai tornando. Questo sale da sopra, chiara, nella diciamo, l'ho detto motto, no? Perché, un detto motto sarebbe... Il famoso detto morto. Un detto motto, vabbè, chi ci ha spiegato? No, c'è motto. Un detto motto, no. In soffitta. Un detto motto. È un... Vabbè. Un intercapedine. L'intercapedine, capisci? Fatemi una pausa. Intercapedine.
La dico o non la dico? La dico, è un intercapete. Allora, è un intercapete, ne fra i canali, io ho detto da casa, oh, ci sarà stato. Tetto morto. Si chiama tetto morto. In ingegneria, proprio. Assolutamente, ingegnere, chiamalo, facciamo il tetto morto, facciamo il tetto magari morto, a Brescia. In Piemonte, morto, a Brescia. In Piemonte, tetto morto. Tetto morto. Basta, a un certo punto, chi sta chiamando tetto morto, e scende con uno scrigno, una specie di baule, sai, chi del tesoro, dei certo, pirati, certo, no? Certo. Scende con questo tutto un po' avverato. Dei pirati? No, dei pirati, dei pirati. Ho capito. Tu sai quali sono i pirati più pericolosi? No, i pirati andà a panza. Ho capito, sono sì. Basta. Evitatele sempre quelle. Allora, basta, questo apre questo scrigno, sì. E sai chi c'era dentro? Chi c'erano c'era? Ragnatele, cose, una bratta cullata che avevamo avuto nel 74, ancora era già. Senti, una ma cosa terribile. Che cos'è la bratta cullata? La bratta cullata è una bratta cullata. Che cos'è? Vabbè, basta, basta. È un vabbè, basta, a un certo punto... La bratta con a bratta volante, bratta con a volante. Oh, basta, a un certo punto tira fuori Flying Beetle. The Flying Beetle. Giusto. No, lo diciamo perché c'è gente certo, che certo, quelli che ci seguono da oltre esce questo confine. Occhiale che era chiuso dentro questo, sì. Questo scrigno, c'era spostava a bratta e piglia questo occhiale, c'era bratta, era domenso, capito? Ha spostato e prende questo occhialino casabbo che poteva essere una montatura chissà, c'ho di ferro filato, pareva una cosa semplicissima, semplice. Con due lenti, una cosa che tu dici insignificante. Che signore, che questo per lei, dico per lei, 18.000 euro. Quando? 18.000 euro, cioè, lei voleva un occhiale particolare. No, no, dice, va bene, un prezzo mi piace, bello, dice, ma scusi, però insomma, 18.000 euro, cioè, che cosa hanno di particolare? Tutti questi soldi, cioè, che cosa hanno di particolare? Venga fuori con me, lo fa uscire dal negozio, cioè, guardi, dice, metta gli occhiali, che se non ha l'occhiale, chiedo, se lo auguro, che so, e se vi c'è dare l'auguro, cioè, mi presta l'occhiale. Io? Chiedo, ma no, non sono quelli del... Ma fottitino, ah, non ti preoccupa. Esce questo occhiale, dice, guardi, si metta questo, sì, questo sì, si mette... Sì. Ma ci vedi tu? Ma sì, no, ma dico, ora ci sta venendo di meno, meno, con gli occhiali ci vedo ma bene. Si mette questi occhiali, si mette questi occhiali e c'era una signorina seduta su una panchina nella piazza. Dice, vede quella signorina seduta lì? Ce la guardi bene? Me? Anura? Vestuta? Anura? Vestuta? Ci ma sape che sono belle queste occhiali? Ci quando disse che costano? 18.000 euro. Mi catto, uomo, 18.000 euro. Ci con mia moglie una mal di vetro. Ma certo, scialaggio, come arriva a casa, ne scialamo. Ci fa l'assegno 18.000 euro, prende gli occhiali e si porta a casa. Di corsa. Arriva a casa e chiama scale in tutta fretta perché aveva questa voglia di far accellevire la moglie. Si ferma sul pianerottolo, apre la porta di casa, si insaia gli occhiali. Esatto. Gli attrasi. Arriva da stanza letto salvo e c'era la moglie tutta nura. Con maresciallo dei carabinieri, no. Tutta nura. Quindi collega, un collega, ma tutta no. Nura. E chi dice? Maria, maresciallo, Anura, 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 e che mi fottene i soldi? Grazie, grazie. Grazie. Grazie.